In vista della riapertura delle scuole abruzzesi, la società di trasporto pubblico TUA ha potenziato il parco mezzi e il presidente Gianfranco Giugliante annuncia controlli a campione per verificare se gli utenti indossano le mascherine e mantengono le distanze di sicurezza e una campagna di sensibilizzazione della popolazione. Per viaggiare sui bus urbani regionali con capienza all'80% non è obbligatorio essere in possesso di Green Pass, come stabilito dal nuovo decreto del governo che entrerà in vigore il 1 settembre, ma sarà necessario indossare le mascherine e mantenere il distanziamento per prevenire i contagi da Covid-19. Giugliante assicura che per la riapertura delle scuole saranno a disposizione nuovi autobus per trasportare gli studenti e che saranno effettuati controlli, ma sarà impossibile disporre di un controllore su ogni autobus, poiché i costi sarebbero esorbitanti per la società di trasporto. Ci sono delle linee guida che però la Regione Abruzzo, come tutte le regioni d'Italia, ancora non ricevono perché siamo in una fase precedente. È evidente che non si può parlare, come si è fatto adesso, di controllori su tutti gli autobus. Questo, a parte la tempistica che è inadeguata, le scuole per esempio inizieranno fra poche settimane e si presupporrebbe per la TUA avere 800 controllori che dovrebbero essere comunque assunti o selezionati, quindi non ci sarebbero i tempi tecnici e comunque non ci sarebbe neanche una copertura economica. 800 persone in più in una struttura come la TUA significherebbe circa 40 milioni di euro che manderebbe in default il bilancio. Quindi si dovrà ipotizzare visite a spot sulle linee che sono di maggior frequenza, ci dovrà essere una campagna di sensibilizzazione, una serie di accordi che sono propedeutici alle scelte che la Regione andrà a fare e che poi insieme a TUA cercherà di attuare. Il presidente di TUA risponde alle sollecitazioni del segretario regionale del sindacato SNALS Carlo Frascari affermando che per garantire la sicurezza dei pendolari che ogni giorno dovranno recarsi negli istituti scolastici dovranno essere recepite le direttive ministeriali ed adottate tutte le misure necessarie dagli enti e dalle autorità preposte. È già stato il potenziamento del parco autobus che negli ultimi anni è stato esponenziale. C'è la replica in questa fase di uno schema che noi abbiamo già attuato con successo alla fine dello scorso anno scolastico, ma tutto quanto questo sono ipotesi di lavoro che aspettano le decisioni che i prefetti che andranno a convocare tutte quante quelle che sono le parti in causa definiranno per far sì che l'anno scolastico, in questo caso specifico, possa ripartire nel migliore dei modi possibili.